Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata degli appunti di viaggio. Oggi sono qui per rispondere ad una domanda che mi viene fatta relativamente spesso tra i messaggi che ricevo, sia su Facebook che su Instagram, che è come faccio a permettermi di viaggiare se non guadagno tantissimi soldi. Partiamo dal presupposto che io cerco di spendere il meno possibile in viaggi, quindi cerco di viaggiare in maniera low cost. A questo proposito ho già fatto un video su come viaggiare quasi gratis, che vi lascio nelle schede qui, sono abbastanza sicura che siano di qua. E per questo nuovo anno ho comunque intenzione di portare, un pochino come fa Marcello Ascani, alla fine di ogni giornata di viaggio, un pochino il bilancio economico della giornata. Quindi anche per farvi rendere conto di quanto spendo io, di quanto più o meno si può spendere pur rimanendo in un budget relativamente ridotto. Ma il motivo di questo video è un altro. Per la precisione, adesso c'è un po' di casino, questo barattolo qui. In cui, vabbè, io ci ho messo il simbolo sopra del dollaro, è un vecchio barattolo. E che cos'è questo barattolo? In questo barattolo io ogni settimana metto un determinato importo in euro, ovviamente. È il mio metodo, tra virgolette, di risparmio, che in un anno mi permette di risparmiare circa 1.400 euro, poco meno. Non ho inventato niente di assolutamente eclatante, anzi, c'è dappertutto questo metodo. Praticamente ogni settimana, io lo faccio ogni lunedì, in quel barattolo che avete visto inserisco un importo. In genere si consiglia di fare tipo il primo lunedì dell'anno 1 euro, il secondo lunedì dell'anno o la seconda settimana 2 euro, il terzo 3 euro, il quarto 4 euro e così via, fino ad arrivare a 52 euro l'ultimo lunedì di dicembre praticamente, o l'ultima settimana dell'anno. Questo è quello che ho fatto negli ultimi 2-3 anni. Prima era per risparmiare per l'Australia e adesso è comunque per mettere da parte i soldi per viaggiare nell'anno successivo. Quest'anno in realtà ho pensato di introdurre qualcosa di diverso, nel senso che i soldi che devo inserire sono sempre quelli, ma li inserisco in maniera randomica. Mi sono fatta il mio piccolo schemino in cui vado comunque a cancellare in base a quanto inserisco, in base alla mia, tra virgolette, possibilità, quanti soldi ho a disposizione in quel momento lì, vado a cancellare quanti soldi ho inserito. Per questo non ci sono solo monetine, ma ci sono anche delle mancano della 50 euro, per esempio. Il metodo di prima andava bene, ma non andava bene sotto Natale perché dovendo mettere via 50, 51, 52 euro in quel periodo lì, non era proprio il massimo. Quindi ho preferito appunto cambiarlo nel modo in cui vi ho descritto, in modo tale da avere la libertà e poter mettere via i 50, 51, 52 euro, che sono le somme più importanti, quando meglio mi fa comodo. Questo metodo qui, nello specifico, mi permette di risparmiare 1.378 euro, per essere precisi, insomma intorno ai 1.400 euro, se magari ci buttate dentro qualche extra durante le settimane che passano, se avete occasione, magari risparmiate i soldi di un caffè o fumate qualche sigaretta in meno, potete comunque inserire i soldi che vi avanzano nel vostro barattolo personale. In più io ho questo salvadanaio qui che è abbastanza pieno, non so esattamente quanto, sarà più, forse più o meno metà in base al peso. Ma che cosa contiene? In realtà questa è una cosa che ho cominciato parecchio tempo fa, in maniera tra virgolette discontinua, adesso lo faccio in maniera un pochino più continua e sistematica. Ogni volta che compro qualcosa mi vengono date delle monetine, di quelle simpatiche monetine di rame che poi non si riescono a smerciare, io le inserisco qui dentro. Non raggiungerò somme elevate in poco tempo, ma è un modo comunque per mettere da parte qualche soldino in più da spendere in qualcosa che magari normalmente non mi verrebbe in mente di comprare. Se siete interessati al metodo, quello di risparmiare in 52 settimane, vi lascio in descrizione il link alla tabella che ho usato io appunto negli scorsi anni, appunto da cui potete farvi un'idea appunto di come è strutturato magari anche un pochino meglio. Spero che il video vi sia stato utile.
Quindi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se avete qualche metodo particolare per risparmiare, scrivetelo in un commento qui sotto. Se volete seguirmi in quello che combino durante la settimana, al di fuori dei video di YouTube, seguitemi sui social, i link sono sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!